Ciao a tutti, oggi qui con noi Rea. Ciao Rea, benvenuta su Sostria Musica. Ciao, grazie a voi. Bene, Innanzitutto, come stai? sono appunto tornata a casa, sto facendo la mia musica, sono felice insomma di com'è il ritorno. Innanzitutto ti vorrei fare tanti complimenti per il tuo percorso nella scuola di Amici. Avrei voluto scambiare queste quattro chiacchiere con te molto più avanti, ma purtroppo la vita è un percorso da seguire, quindi eccoci qui. Ci racconti un po' come hai trascorso, come hai vissuto queste settimane fuori dalla scuola di Amici? Ma allora, a parte che, insomma, sono state settimane particolarmente intense, diciamo, perché comunque ho dovuto, insomma, in un certo senso tornare poi alla mia vita di prima, quindi a casa con i miei genitori, poi insomma uscire, andare in studio a produrre nuova musica, insomma, tutte le cose che poi vertono intorno alla musica, che infatti c'è, cioè, la cosa è sì, faccio la cantante, ma anche cioè, devi fare tante altre cose, no, per poi fare questo. E quindi niente, insomma, questa è un po' la mia routine. Poi sono molto felice comunque di poter rivedere i miei amici, le persone comunque che ho più care. Per te, amici, che esperienza è stata? Ma sicuramente è formativa sotto tanti punti di vista e sono molto felice comunque di averla vissuta e di come siano andate le cose. E niente, mi sento molto appunto cresciuta a livello artistico, soprattutto poi anche personale, perché molta gente mi sta dicendo che parlo molto di più rispetto a quando sono entrata, in quanto ero, cioè, sono molto timida, però sto iniziando comunque un po' a sciogliermi e a Quindi ti essere. senti cresciuta? Sì, molto, assolutamente. Qual è il consiglio, o se vuoi anche la critica, entrambi, che più ti hanno segnata, che hai ricevuto ovviamente dentro la scuola di Amici? Ma allora, diciamo che non è stata proprio una critica. Mi è stato detto di, insomma, essere convinta e scegliere la mia identità artistica, cosa che penso sia assolutamente importante. Quindi è stata una sorta di ricerca di me stessa, molto utile, che poi mi ha portata, diciamo, anche a delinearmi, ecco, appunto, come artista. Credi che hai già trovato la tua strada? Sì, cioè insomma penso di sì. E invece tu che consiglio daresti a un giovane artista che vorrebbe far parte della scuola dei Amici? Ma io penso che l'importante appunto sia crederci, credere in te, credere nel tuo progetto, perché appunto se in primis non ci credi te, è difficile che poi ci creda qualcun altro, e quindi di provarci assolutamente, perché io penso che sia una bellissima scuola, ecco. Assolutamente, che poi è una scuola a 360 gradi. Esatto. Credo che sia il talento più che forma di più una persona, un artista. Assolutamente. Nel tuo mondo, purtroppo, molti guardano e valutano dai numeri, ed è una cosa che personalmente non ho mai capito, perché credo che la musica sia emozione e non numeri. Tu a riguardo cosa ne pensi? Ma allora, certo, se non hai proprio nessun riscontro dal pubblico, ma cosa È però grave. sì, esatto. Però diciamo che non mi è mai interessato particolarmente, ecco, dei numeri. Poi ovviamente un occhio va sempre dato anche a quello. Però diciamo che comunque, diciamo, faccio un genere abbastanza di nicchia e comunque mi piace un po' qualcosa che magari non è super mega proprio ai vertici delle classifiche. Quindi dato che mi piace quel genere e faccio quel genere, non mi aspetto neanche, diciamo, quel risultato. Poi, se mai avverrà, ben venga, però diciamo che cioè, sto bene così. Cadono è il tuo nuovo singolo scritto da un ex allievo della scuola di Amici, Leonardo La Macchia, insieme a Ettore Jacopo. Ci vuoi raccontare un po' di questo singolo? Ma allora, diciamo che mi è stato fatto sentire, no? E da subito mi è piaciuto molto comunque, dato che aveva anche un'attinenza con una storia di amore che avevo vissuto, quindi la sentivo, cioè, lo sentivo molto mio come pezzo, e quindi ho deciso di interpretarlo e proprio mi sono molto appunto emozionata e sentita dentro quando l'ho cantato poi in puntata. Ci sarà un videoclip?
Allora, non credo di cadono, però probabilmente del futuro pezzo sì, che uscirà a breve. Quindi devo attendere. Oltre Cadono, nella scuola dei Mici sono usciti altri tre singoli. Avrei solo voluto Sulla pelle e Controsenso. Stai lavorando appunto ad altra musica. Cosa ci dobbiamo aspettare? C'è in programma un nuovo progetto, quindi un EP, un primo EP? Assolutamente sì. E non lo so, cioè comunque la mia identità rimarrà quella, magari anzi un po' più, ancora più marcata, diciamo. E niente, spero molto che possa piacere. Io mi, cioè appunto sono, cioè quando faccio qualcosa lo faccio e lo faccio sentire, diciamo, al mondo quando ci credo al 100%. Quindi credo molto nel mio progetto e in quello che sto facendo. Ed è bello quello che stai dicendo. Quando una crede nel suo progetto è sempre bello. Con chi ti piacerebbe collaborare dei tuoi amici ormai che hai conosciuto dentro la scuola, appunto, gli amici? Ma cioè, tutti direi comunque, allora sicuramente mi piacerebbe collaborare con Nicole perché, vabbè, è la mia dolce metà, diciamo. Ma insomma, tutti veramente. Penso che ognuno di loro abbia un'identità specifica e qualcosa da dare, quindi sarebbe bello poi in futuro fare qualcosa insieme. Quali sono adesso i tuoi progetti per l'estate? Ti vedremo in tour? Assolutamente sì. Covid Quindi, permettendo, sì, si sta. dai, sta migliorando sempre la situazione. Quest'estate si spera di ritornare ai concerti e alla musica dal vivo, quindi speriamo bene. Assolutamente. Grazie Lea per essere stata qui con noi, ti facciamo un grande in bocca al lupo e magari ci risentiamo con l'uscita del tuo nuovo progetto. Grazie. Perfetto. Grazie a voi. Grazie a te, ciao.